Inizia da qui un nuovo viaggio nel tempo per ricongiungerci con un passato remoto sempre più lontano in una villa assolutamente incredibile. In questo video non andrò troppo nei dettagli, questo è un luogo che deve rimanere segreto perché mai come in questo caso gli oggetti presenti qui sono unici e dal valore inestimabile. Gli ambienti si sono perfettamente conservati per merito del fatto che le finestre sono da sempre rimaste chiuse. È come fare un salto indietro nel tempo. Non si contano i libri antichi in questa stanza, alcuni degli anni 20, altri degli anni 30, fino ad arrivare agli anni 70, per non parlare di quelli del secolo ancora precedente. L'antico proprietario era una persona d'alta cultura, amava non soltanto leggere, ma conoscere. E la presenza di così tanti libri, dal genere più disparato, non fa che confermare questa tesi. Sono addirittura rimaste sugli scaffali le bottiglie di alcolici ancora parzialmente piene, come se in realtà il luogo godesse ancora di vita propria. Eppure qui non abita nessuno da almeno la fine degli anni Ottanta. Non so come andarono le cose nell'ultimo periodo, non pretendo di descrivere la realtà. Sono abbastanza sicuro che negli ultimi anni queste stanze erano abitate dalla moglie anziana dell'ex proprietario, una donna particolarmente amata dagli impiegati. Impiegati della fabbrica che si trovava proprio accanto alla villa. Di fatto, quindi, questa era la villa padronale di quest'impresa. Questa villa è di puro stampo ottocentesco, questo perché chi la fece costruire era nato nella metà dell'Ottocento. Questa villa venne invece costruita intorno al 1904 e sotto certi aspetti non è mai veramente cambiata. Il salone d'ingresso è probabilmente la stanza più bella della villa. Era il punto centrale dove venivano fatti accedere gli ospiti ed era naturalmente la stanza che doveva cogliere maggiormente di sorpresa. Era una sorta di biglietto da visita. Osservando i mobili ed il lusso, l'ospite aveva modo di osservare il successo economico dell'impresa. Allo stesso tempo era anche un salotto ideale per rimanere in disparte a studiare, condurre affari oppure fare semplicemente discussioni con altri. Era il cuore della villa. Ci sono mobili ed oggetti provenienti da differenti periodi storici. In gran parte l'oggettistica proviene dall'Ottocento, ma non mancano mobili settecenteschi perfettamente conservati. Ma l'oggetto che salta subito all'occhio è un bellissimo pianoforte posto in un angolo della stanza. Suona ancora ed è perfettamente funzionante. Era di marca Pleyel. E a seconda del suo anno di costruzione potrebbe valere fino a 150.000 euro. Se tornassimo negli anni 40, probabilmente la stanza sarebbe quasi identica ad oggi. Tralasciando i molti saccheggi, la villa infatti non è stata risparmiata da sporadici sciacallaggi. Viene da pensare che gli antichi proprietari non amassero le modernità. La villa non ha un solo televisore e sembra addirittura mancare anche il telefono. Amavano invece circondarsi
di oggetti antichi, una necessità quasi morbosa, come voler appartenere al passato a tutti i costi. Gli ambienti sono molto belli e malgrado l'abbandono di almeno 30 anni, tutto si è conservato perfettamente. Un fatto sicuramente molto strano ed insolito. La villa aveva ovviamente bagni interni, un dettaglio che all'inizio del Novecento era da considerarsi un lusso di inestimabile valore. Le stanze nei piani superiori erano essenzialmente destinate al riposo del corpo. La villa ha un unico impianto di scale, condivise anche con la poca servitù che stanziava all'interno del maniero. Rispetto al salone principale, gli sfarzi sono meno presenti, ma non mancano dettagli e quadri interessanti. Sono invece abbastanza confuso sul numero delle camere da letto, perché sembra che la famiglia fosse molto allargata e che negli anni 20 vivessero qui più generazioni insieme. È probabile che all'inizio del Novecento vivessero qui non solo i genitori dell'ex proprietario, ma anche altri parenti. Inoltre, non dobbiamo dimenticare la stanza degli ospiti. La presenza di tanti letti è piuttosto curiosa, ma in fin dei conti nemmeno tanto strana. C'è comunque un elemento in comune con tutte le stanze della villa. C'era l'abitudine a non cambiare mai nulla. Quando veniva a mancare qualche membro della famiglia, la sua stanza rimaneva com'era. Ed è così che la villa è andata a morire, lentamente, decennio dopo decennio. Solo in una delle stanze si inizia a vedere qualche segno dell'abbandono. L'umidità ha preso possesso della stanza, una camera da letto che, come tutte le altre, è ancora in ordine, come era stata lasciata più di 70 anni fa. Un'altra stanza sono ancora poste sulla scrivania decine di lettere degli anni 20, tutte indirizzate all'antico proprietario. Si trovano accanto un letto in mogano, molto inquietante. La villa, malgrado i tanti segni di vita vissuta, ricorda vagamente una cassa da morto. Thank you.
Ma non è ancora finita. C'è ancora l'ultimo piano da esplorare. Essenzialmente, era la zona destinata alla servitù della casa. Ovviamente una parte dell'abitazione molto diversa dalla zona sottostante. Ed è anche il piano che ha maggiormente sofferto negli ultimi 30 anni di inutilizzo. Possiamo però notare come il tetto sia stato rifatto intorno agli anni 70, che sia ancora in perfette condizioni fisiche. Questo sicuramente ha salvato la villa dalla distruzione. Questi erano i letti della servitù. Sono stati ammassati in questa stanza, probabilmente perché negli anni 80 la servitù non era già più presente nella villa. Spero che questo viaggio nel tempo sia stato abbastanza emozionante. Prima della fine del video, vi voglio far vedere i sotterranei della villa. Non sono diversi da qualsiasi altra cantina di qualsiasi villa antica. Un ulteriore dettaglio affascinante. Si sente ancora vagamente l'odore del vino. Io vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.